La strategia della confusione. Sul sito di Telemolise è stato pubblicato un messaggio di comunicazione gratuito curato dall'emittente che ha per tema il progetto di riforma della giustizia presentato dal ministro Alfano. Lo spot della televisione di centrodestra si schiera contro il governo di centrodestra inanellando tre dichiarazioni di fuoco di Luca Palamara, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. La prima dice che compito dei magistrati, nell'interesse del Paese, è di intervenire su fatti che hanno rilevanza penale, sottotesto, anche se questi fatti riguardano Berlusconi. La seconda dice che questa riforma della giustizia non accorcia di un solo giorno i processi, sottotesto, serve solo a mandare in prescrizione quelli che il Presidente del Consiglio ha in corso. La terza dice che il governo sta cercando di intimidire la magistratura, sottotesto, perché Berlusconi non vuole farsi processare come sarebbe costretto a fare qualsiasi altro cittadino italiano. In altri termini, la legge non è uguale per tutti. E allora una delle tre. 1. Telemolise confida che la sua utenza sia disattenta oppure sia incapace di leggere il sottotesto. 2. Telemolise ha cambiato linea editoriale ed area politico-culturale di riferimento. 3. È in atto una strategia della confusione, dalla prospettiva e dagli obiettivi naturalmente confusionari. È bizzarro, singolare ma anche avvilente, che nessuno dei partiti del centrosinistra abbia fatto caso alla circostanza. Avranno avuto altro da fare.